Fratelli e sorelle, Allah ama coloro che sono puliti e coloro che sono puri. Dobbiamo purificare il nostro cuore e dobbiamo pulirci esternamente, così come internamente. Ricorda che l'Onnipotente dice: Allah ama coloro che si pentono costantemente e coloro che si purificano. Questo è il verso numero 222 del Surah Al-Baqarah. Quindi, miei fratelli e sorelle, pensateci. Dobbiamo pulirci le mani, dobbiamo lavarci, dobbiamo pulirci in un modo specifico, 5 volte al giorno per essere pronti per la preghiera. Dobbiamo fare in modo che i nostri vestiti siano puliti, che il nostro ambiente sia pulito, che la nostra casa sia pulita, che il nostro letto sia pulito, che il cibo che mangiamo sia pulito. Tutto ciò fa parte della purezza che Allah si aspetta da noi. Lui ci dice di farlo solo perché questo è benefico per noi. Non può essere che Lui ci dica di fare qualcosa che non ci fa bene. Deve essere benefico. A volte non lo capiamo e può diffondersi una malattia. Non ci accorgiamo che l'Onnipotente ci ha concesso un dono insegnandoci la pulizia. In questo modo la malattia non si diffonde nello stesso modo tra noi. A volte si tratta solo di una lezione che ci fa apprezzare ciò che l'Onnipotente ci ha rivelato. Quindi diventiamo più consapevoli del fattore pulizia. È un dono di Allah. Se vuoi conforto in momenti di crisi, assicurati di mantenerti pulito, assicurati di purificare il tuo cuore. Che senso ha avere un aspetto esterno bello e pulito, avere le mani pulite, i vestiti stirati, avere un bel taglio di capelli, se poi il modo in cui parli è brutto, il tuo cuore è sporco, pieno di malattie, pieno di odio, gelosia, illusione? Se ci purifichiamo, sicuramente saremo in grado di ottenere conforto. Allah dice di amare coloro che cercano perdono e ama coloro che sono molto, molto puliti. Quindi, se cerchi il perdono di Allah, dovrai automaticamente purificare il tuo cuore, perché le due cose vanno a braccetto. Purifica il tuo cuore, cerca il perdono di Allah, Lui ti perdonerà e tu avrai un grande cuore per perdonare gli altri allo stesso modo.